Ed eccomi qui, allora, buona domenica pomeriggio, finalmente è arrivato anche il nostro momento di riposo, dopo che magari abbiamo avuto un sabato di servizi da fare, commissioni, lavori. Siamo qui allora sul divano, adesso ci sono anch'io con voi a vedere il video, quindi guardiamocelo insieme, vediamo se riusciamo a scoprire cose nuove. Di solito lo facciamo, ci divertiamo, quindi vediamo un po'. Oggi che cosa tiriamo fuori? Beh, innanzitutto oggi abbiamo Pereira, un sapone che non so se dire se che sia vintage oppure, perché non so se è ancora in commercio Pereira, però credo di sì, forse è improntato più sulle bowl, sulle ciotole da barba, comunque quasi sicuramente c'è ancora. Sapore portoghese al carbone vegetale, quindi carbone vegetale. Profumazione mi pare neutra questa. So che c'era anche un cannella, un arancia e cannella tempo fa, ma vado a memoria. Quindi poi lo vado a montare con la Frank Sharing misto tasso e sintetico, misto tasso e sintetico, per avere le due proprietà dei ciuffi, quindi Allora, poi abbiamo, cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo il Vector, Blackland Vector, quindi Blackland, ve la ricordate, uno dei pochi marchi, brand che ricomprerei sicuramente. Vector, preziosissimo, rasoio per le rifiniture, acciaio pieno, fantastico il Vector. Se volete un rasoio per la rifinitura, Vector è veramente eccellente, perché non tutti vogliono utilizzare lo Chavette, che poi lo Chavette non è studiato esattamente per autoradersi, ma è uno strumento per barbieri e quindi è uno strumento che va utilizzato su terzi, no? Quindi è uno strumento di lavoro. Usarlo su di sé, ce ne sono dei ragazzi bravissimi con lo Chavette, però c'è chi non è in grado, chi non è bravo e magari è un po' audace nell'utilizzarlo, e sappiate che ci sono queste alternative, magari un po' costose, perché comunque Blackland non è che sia a buon mercato, è un brand che si fa pagare, però stiamo parlando di altissima qualità, quindi diciamo che i suoi soldi, cioè i soldi che costa, li vale tutti, per un acciaio così. Allora, qui devo stare attento, devo tenere la linea di come metto la testa del rasoio, perché tutte le volte mi dimentico, no? E allora faccio fatica poi a ricordare come devo mettere la lama all'interno di Vector, perché non è affatto semplice. Non è affatto semplice per me, naturalmente. Allora, questo va così. Questo va così. E possiamo mettere, guardate la vite a sezione rettangolare. Questo è un qualcosa di ingegneristico, ingegnerizzato. Pare il proprietario di Blackland, il titolare, sia un ingegnere. Quindi, Shane si chiama forse. Ciao Shane. Allora, diciamo che gli strumenti sono a posto, magari facciamo un premontaggio del Pereira
Vector è già armato. Vediamo questo Pereira. Allora, Pereira. Intanto faccio un prelevamento. Un prelevamento a secco per vedere. Il grado di umidità del sapone. Ecco cosa mi può servire l'acqua calda che ho nella tazzina. Questo mi serve per riscaldare l'acqua, eh? Cioè per scaldare la tazzina, ma intanto lo utilizzo per il soap. Carbone, quindi carbone attivo per Pereira. Mettiamoci ancora un po' d'acqua, visto che è assetato questo sapone. Io direi che è parecchio sufficiente. L'ho risciacquato solo fuori, all'interno lo lascio esattamente così, almeno si idrata un po' il sapone. Il soap. Teniamo conto che i saponi difficilmente vanno a male perché sono dei sali, quindi. Allora, fatto questo con il prelevamento in ciotola, vado a stemperare, a sviluppare il montaggio leggermente nella ciotola. Questo perché non ho un'ampia superficie su cui lavorare, per cui se lo mettessi direttamente in viso probabilmente si asciugherebbe subito. Invece quando facevo rasatura integrale potevo fare tranquillamente montaggio in viso e non avevo nessun problema perché la superficie di sviluppo era più elevata. Basta, non è che abbia depositato moltissimo nella ciotola, però il pennello adesso è ben intriso. Io direi che posso andare a fare il caffè. L'acqua che è rimasta mi tocca metterla nel lavandino vado a fare il caffè. Caffè corto. Caffè corto il giusto, insomma. Una mezza tazzina, eh? Va bene.
caffè ci vuole, ragazzi. Meglio se bevuto con risucchio. Questo ha note di cioccolata, però non ha un brand perché l'ho preso in torrefazione, quindi bene, buono. Allora, facciamo che risciacquo direttamente la tazzina, perché quando le tazzine sono bianche meglio risciacquarle subito, perché il caffè le macchia moltissimo, così come i denti, chiaramente, però lì non è che posso mettermi a lavare i denti qua adesso. Allora, tazzina, la riponiamo. Beh, dai, possiamo iniziare a confinare dopo 10 minuti di chiacchiere. E parla, il Dilernia parla sempre, oh. Ecco qua il Pereira. Però dipinge questo Pereira, cioè, nel senso, svolge ancora una bella funzione dopo qualche anno. Allora, Vector, gli do una rinfrescata sotto l'acqua. Phaser, la lametta che utilizzo, Phaser. Punti ostici.
Qui stavo facendo face mapping per vedere la direzione del pelo. Bene, allora andiamo con il contropelo. Non ho capito che si è incarnito un pelo. Oh. Ho scoperto un pelo incarnito. Che succede con la barba, eh? Allora, vediamo le parti più alte adesso del viso. Dove Vector esprime il meglio di sé, perché in rifinitura quella più fine, più difficile, più ricercata. Direi che così va più che bene. Così vado a risciacquare anche il pennello. Sarò sceso troppo. Va accorciata la barba qui di fianco, perché era veramente un costone. Di barba molto importante. Magari settimana prossima potrei fare anche un accorciamento a mano. Devo vedere però se riesco magari ad andare dal
dal mio barbiere. Cosa non semplice, perché sto tornando a casa alle 8, alle 20:30, quindi è difficile prendere appuntamento in questo periodo di bilanci. Eccomi qui, pronto per uno shampoo. Seven Potions. Allora, ieri il condizionatore comunque ha funzionato molto bene. Ho visto che non ha, che la barba non ha rilasciato punti di secchezza, che poi sembrano forfora, in realtà è il materiale che si sgretola, quindi il materiale di idratazione, che può essere la cera o il balm, poi si tendono a diventare polvere, quindi poi se siete abituati ad avere abiti scuri, maglioni, maglie, non è piacevole avere l'effetto forfora su di essi. Risciacquo. Anche un bel risciacquo, ragazzi.
Non è male questa rifinitura, eh. Devo solamente accorciare la lunghezza delle basette, poi va bene, la barba stile Socrates. Tanta roba, voglio. Allora, mi serve un idratante, però. Intanto mi vado a riprendere il microfono, che anche questa volta si è salvato, idratante. Rivitalift. Collo, eh? Mi raccomando, ragazzi, usate gli idratanti perché la pelle tende veramente a rovinarsi, con questo freddo. E anche questa l'avevo fatta, eh. Mancherebbe Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Mettiamo un ammorbidente per la barba, un idratante barba per lungo periodo, così almeno per almeno mezza giornata sono a posto. Intanto mettiamo via qualche attrezzo del set. E qui abbiamo il Bird Oil, sempre 7 Potions. E mettiamo quest'olio sulla barba allora. Mi sono scottato il dito, guardate che ustione. Stavo cucinando e il vapore. Tra l'altro ho dovuto fare un'operazione particolare. Intanto ho lasciato che si formasse la bolla da ustione. Poi cosa ho fatto? Dopo 2 giorni, perché è successo domenica scorsa, dopo 2 giorni ho inciso con una lametta la bolla e ho fatto fuoriuscire il liquido, dopodiché ho risciacquato con acqua ossigenata e ho messo, non deve essere colorato il disinfettante perché altrimenti vi finisce sotto, vi colora tutta la pelle. Acqua ossigenata e poi ho chiuso con garza per i successivi 2-3 giorni. Così la ferita si è richiusa e non si è infettata. Te capì? Anche questo non c'entra nulla con la rasatura, però se vi capita potete fare come ho fatto io e
L'importante è che la ferita sia coperta da garza sterile, disinfettata e al coperto, in modo che non si possa infettare, no? Una volta che è chiusa, sigillata, siete a posto. Bene, detto ciò, cosa manca ancora? Manca una nota olfattiva. Nota olfattiva, e prima mi do una spazzolata alla barba. Qui la facciamo uscire proprio dal perimetro in modo che si allarghi. Poi voi naturalmente potete pettinarla come meglio credete, eh? A me piace così, però vintage, ma che roba. Va bene, dai. Mazza che barbazza, oh. Voglio! E in ultimo la nota olfattiva di cui vi parlavo. Brut Original. Ma questo non è il Brut Original. Brut era un'altra cosa, però. Però si avvicina molto al Brut. Eau de toilette. Su barba, qua mi sentono arrivare con il Brut Eau de toilette. Diciamo come toilettatura, fortissimo, come toilettatura. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare qui, la linea è abbastanza alta, pensavo di essere andato sotto, invece ho recuperato bene, forse questa volta è addirittura più bassa di qui, ma non è facile, tanto non vi vedono, non è che, cioè ve lo devono proprio dire, guarda questa linea che è al di sotto di un mezzo centimetro rispetto all'altra, Fateci caso, quanti hanno una linea più bassa o una più alta. Bene, terminata quindi quasi la puntata, siamo ai saluti, quindi ai ringraziamenti per la compagnia in chat erotica, sempre di qualità, perché comunque questo canale è frequentato da persone qualitativamente molto di gran livello, ma da anni questo, perché in effetti sono veramente rari gli episodi di haters che si sono presentati al cospetto, ma li abbiamo prontamente cacciati, quindi diciamo che chi guarda questo canale è veramente interessato alla qualità di quello che si dice del contenuto, e non perché non è un canale di vendita e quindi non si ha... si dice le cose come stanno, insomma, no? E come anche altri canali, mica c'è solo questo, ce ne sono anche altri, però abbiamo detto tante volte che sulle piattaforme è più facile trovare una linea commerciale che non divulgativa, mi premeva appunto dire questo, anche di questo aspetto. Mercoledì ci vedremo invece per un appuntamento, ho già fatto il video ma mi sfugge il contenuto, me lo sono dimenticato, perché ho fatto due puntate, quindi non so quale viene prima, comunque è sempre di forte interesse, lo vedremo mercoledì. Cos'altro dire? Il tempo sta avvolgendo quasi alla primavera oramai, no? Sì, ci sono gli ultimi freddi anche abbastanza intensi, perché io la mattina quando esco
In bicicletta alle 7:30 ci sono comunque 2 gradi, ma tanto a me non interessa perché io ho lo scaldamani USB che metto nel giubbino, quello da scalata, e fondamentalmente sto bene, insomma, non ho nessun problema di freddo, mi copro le mani, ho lo scaldacollo, il cappello, e quindi vado, sono uno stile metropolitano, insomma, sono vestito tipo The Callisto Protocol, via. Allora, ci vediamo allora mercoledì per il nostro appuntamento consueto di metà settimana. Grazie di nuovo per la visione, buona domenica a tutti, un abbraccio da Mauro dal canale della Rasatura del Neofita, fate i bravi e radetevi o in modo integrale o confinatevi la barba, fate come volete, ma fate. Countdown, vediamo se si spegne, 3, 2, 1, click.